Una pallina di legno colorata consegnata ad ogni visitatore all'entrata della mostra. Non solo sarà uno strumento per accedere ad alcuni contributi dell'esposizione, ma anche un modo per avvicinare adulti e bambini. Qual è il valore del gioco? Qual è il ruolo dei nonni, dei fratelli, dei genitori? E di che cosa hanno bisogno i bambini per il loro sviluppo? Sono solo alcune domande alle quali la mostra cerca di dare una risposta tramite interventi audio di esperti, filmati e giochi. Un percorso interattivo per offrire spunti di riflessione sulla prima infanzia. Da tempo sappiamo che la prima infanzia è un tema che non può riguardare solo i politici o gli esperti. È importante che anche la popolazione capisca quanto questa fase dello sviluppo sia importante e incida sulla qualità della società del futuro. Quindi abbiamo deciso di fare un'esposizione dedicata ai genitori, ma anche ai bambini, per accendere un dibattito che possa arrivare poi anche alla politica. Un progetto seguito con interesse anche dalla Commissione Svizzera per l'UNESCO. Si è capito già circa una decina d'anni fa che se in Svizzera l'ambito scolastico può essere considerato un ambito certamente all'altezza di quanto avviene negli altri stati, per quanto riguarda invece la prima infanzia, la Svizzera non fa una bella figura, per cui ecco il motivo per cui la Commissione ha deciso di dedicare buona parte delle sue priorità proprio a questo settore della prima infanzia. Perché un bambino che trova un ambiente che favorisce lo sviluppo delle sue potenzialità sarà maggiormente in grado di affrontare un mondo complesso e in rapido cambiamento come quello in cui viviamo. È un viaggio alla scoperta del mondo che parte da Bellinzona. Per 3 mesi, oltre all'esposizione, ci saranno una 90ina di eventi sul tema. La mostra sarà poi presentata in altre località della Svizzera.